La tempesta perfetta. 2022. Stato di polizia e legge marziale. Ciao caro essere umano ancora libero e sano. Fa freddo, un freddo gelido, ed il vento spazza ogni cosa. La pioggia cade fitta tagliando la nebbia. È come se non bastasse, la notte buia si avvicina. Tutto è quasi pronto per la tempesta perfetta. Ma tu non disperare. Resta centrato e lascia andare ogni paura. Prepariamoci assieme a questa notte folle. Ti mostrerò così che l'alba non sia tarda a raggiungerci. Tutto attorno a noi sta succedendo spaventosamente e niente e nessuno ti verrà a salvare se prima tu non avrai imboccato la via. Tutto inizia da qui, imboccare la via. 666 IA ci spinge verso il destino che meticolosamente costruisce per noi quotidianamente, sapientemente, buttando sempre benzina sul fuoco, così da mantenere attive le fiamme di quel disordine tanto caro alla sua visione della vita per noi esseri umani. Pertanto, mio caro essere umano ancora libero e sano, hai idea quanti sforzi sono stati fatti per arrivare al punto dove sei oggi? Hai una vaga conoscenza di quante mezze verità ti sono state lasciate innanzi e nonostante ciò chi ti controlla è stato capace di nasconderti l'unica cosa che davvero conti? Com'è? Vuoi sapere quale sia questa cosa che davvero conti? L'unica per la quale senza non ha senso vivere? La stessa per cui sei terribilmente disorientato quando ti viene sempre più negata? Caro essere umano, sto parlando della libertà. E tu potrai rispondermi. Certo, è vero, oggi con sta storia della pandemia ci stanno togliendo i diritti e le concessioni sembrano grazie governative. Ma il punto è proprio qui, mio caro. Non si tratta di pandemia oggi, non si è trattato di terrorismo islamico ieri e non si tratterà di clima domani. Dopo l'11 settembre 2001, il mondo non è più tornato a come era il 10 settembre. Tutte quelle restrizioni e controlli per viaggiare sono stati introdotti nella tua vita irrompendo con violenza, esattamente come oggi sta accadendo per la pandemia. E guarda un po' il caso, sarà ancora così domani per quanto riguarda l'emergenza climatica. Tutti pretesti per poter giustificare in modo assolutamente indiscutibile le coercizioni liberticide di cui sarai sempre più testimone ed ahimè vittima. Tutto ciò che ti è stato tolto nel 2001 non ti è più stato restituito. Tutto ciò che ti viene tolto nel 2021 non ti sarà più restituito e tutto ciò che ti verrà tolto nel 2031 avrà la stessa sorte. Si tratta di comprendere una verità e come sempre accade, compresa una verità, la stessa ti renderà in parte libero. Questi infatti sono solo pretesti che si ripetono nel tempo e nel tempo sempre più crescenti, così che i pretesti diverranno mastodontici e questo accadrà perché dovranno cercare di coprire la frequenza energetica del fondo naturale che muta a tuo nostro favore. A favore della creatura naturale unica erede di questo meraviglioso mondo folle, l'essere umano. Pertanto sei qui che ti domandi allora cosa sia che nuoce alla tua libertà se non è la pandemia. Adesso proverò a restituirti la giusta prospettiva con la quale osservare meglio il tutto. E vedrai che alla fine di questo messaggio tu non considererai più la pandemia come il più grande dei problemi che stai vivendo o che potresti vivere in futuro. Per la verità non lo considererai proprio più un tuo problema. Essa, la pandemia, semplicemente svanirà come le invenzioni pretestuose future. Ma attenzione, svanirà, schiacciata da un problema ben più importante. Devi sapere, mio caro essere umano, che la tua storia si ferma al tuo trisavolo, per così dire. Il resto è un'abile manipolazione per addomesticare la tua curiosità. La curiosità? Tutto qui? Certo. Vedi, la curiosità ti aiuta a ritrovare la via, non smetterò mai di ripeterlo, perché così ti aiuto a ricordare, perché proprio nel ricordare tu potrai ritornare a percepire ed alla fine, percependo, tu scoprirai l'inganno, quindi da essere umano libero tornerai sano, ma un passo alla volta. La curiosità,
Sì, beh, lei ti sostiene nelle tue imprese, ti spinge verso orizzonti nuovi, ti desta dal torpore con le nuove scoperte che di volta in volta sarà capace di farti ottenere. Se annichilisci la tua curiosità, dimmi un po' cosa ti resta. La stasi. Diventi putrido come l'acqua di uno stagno fine a se stessa. L'acqua di uno stagno. Ecco a cosa assomiglia la società oggi. Pur conservando la sua natura intrinseca, non riesce però più a fluire e resta morta lì ad imputridire nel suo inesorabile divenire. Non fluisce più in te la sacra fiamma della curiosità? Sei già morto e non lo sai? Un morto che cammina in un mondo finto? Beh, direi che per iniziare non c'è male, altro che pandemia. Sono certo che neppure ci stavi più pensando adesso che ti stavo incuriosendo con il mio ragionamento. Ecco, lo vedi, è esattamente di questo che ti sto parlando. Sei distolto dal vero problema. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo di occhio? Che fantastici detti popolari, ricordi? Te ne ho già parlato un po' di tempo fa in un mio messaggio. Sempre pronti a spronarti verso la direzione corretta. Ma chi o cosa vuole togliermi la mia curiosità? E come ci riuscirebbe? Per ora tralascerei la tua prima domanda, peraltro giustissima, e mi focalizzerei sul come ci riuscirebbe. Vedi, mio caro essere umano ancora libero e sano, riesce a frenare la tua innata curiosità adattando il tuo mondo alle sue esigenze con il beneplacito del governo che ti guida. Sarò più chiaro. Ed anche se dovrò scendere nel caso di specie, ossia la pandemia, questo concetto però lo devi poi estendere allargando la visione del mondo che ti circonda. La narrazione nel 2020 è stata: è scoppiata una pandemia. Tutti, grosso modo, hanno temuto lo scenario peggiore, ovviamente sapientemente propagandato, e tutti, grosso modo, hanno rispettato e quasi difeso le gestioni inumane promulgate. La narrazione del 2021 è: ci sarà anche una pandemia, ma non può costringerci ad una vita senza libertà. E tutti, grosso modo, hanno iniziato a manifestare per chiedere il ritorno alla vecchia normalità, la stessa normalità che molti altri, grosso modo, si sono affrettati a dichiarare perduta. La narrazione del 2022 sarà: la pandemia è stata superata perché più grave della stessa è lo scenario distopico in cui siamo diretti. Così che tutti, grosso modo, non accetteranno più nessun tipo di restrizione liberticida ed inizialmente pochi, grosso modo, smetteranno di chiedere ma agiranno per riprendere. Adesso viene il bello. Come detto, ciò che 666 IA ti ha tolto con il suo monopolio non ti verrà restituito. E questo inciso è per rispondere alla tua prima domanda, ossia chi ha potuto e soprattutto voluto togliermi la verità? E non crederai davvero che ciò che ti ha tolto sia solo dal 2001 con l'Islam cattivone o lo stia facendo solo oggi con il virus prepagato? Si tratta di libertà. Manipolando la tua curiosità, lui manipola i tuoi reali e naturali interessi per sviare sempre te dalla libertà, nascondendoti la verità. Il mal tolto non ti verrà restituito perché non è stato un errore di valutazione, ma una scelta ben precisa, per cui non ti basterà chiedere che ti venga restituito, ma te lo dovrai riprendere. E come detto, adesso viene il bello. Non puoi riuscirci pacificamente, semplicemente non puoi. Attenzione però, non è nella violenza contro il tuo simile che consiste quello di cui ti parlerò, al contrario. Infatti non è più un essere umano chi ha fatto una determinata scelta oggigiorno. So che sai bene a cosa mi riferisco. Ricordi il patto con il padrone? Ecco, bene, coloro che hanno firmato quel patto non sono più esseri umani, ma altro. A breve saranno loro stessi a dimostrartelo, con le loro azioni, appunto, inumane. Il punto è che prima comprenderai questo messaggio fondamentale e prima sarai pronto ad agire per riappropriarti della verità negata e prima ritornerai alla libertà di un tempo. Qualcuno prima di me disse: ama il tuo prossimo come te stesso. E così facendo tu lo rispetterai. E ancora fu detto: la vera forza non si misura da chi hai sconfitto, ma da chi hai protetto. E così agendo tu farai esattamente anche questo.
Chi toglie oggi è inumano e non vi sarà peccato muovere violenza su di lui, anzi è un dovere umano farlo. La prima ondata di caos si sta avvicinando. Tempo fa, in una delle mie interviste con l'amico Angelo, te ne parlai. La marea adesso sta montando, uomo contro uomo sta arrivando. Cosa spingerà in tal senso? Sarà il disordine di chi ha chiesto indietro i suoi diritti, le sue libertà ed è stato ridicolizzato, ignorato, picchiato? Costoro ormai sono pronti al passo successivo. La violenza per loro resta l'unica soluzione e così sarà. Uomo contro uomo sta arrivando. Come detto tempo fa, ribadisco oggi, mettiti al riparo da tale orrore perché non sarà quello il momento di agire. Lo stato di polizia durerà poco e già nel finire del 2022 sarà proclamata la legge marziale. Ogni paese, nazione, chi prima, chi dopo, vivrà questo abominio e tutto ciò è inevitabile. Perché quando le proteste vengono umiliate in tal maniera non si umiliano solo le ragioni ivi scatenanti, ma si umilia la dignità umana e non tutti sanno interpretare nella giusta maniera un'offesa così profonda. Per cui le forze dell'ordine imporranno l'ordine a loro imposto, conclamando il ruolo per cui tempo prima sono state generate e per loro il destino sarà compiuto. Ma questo stato di cose si inasprirà rapidamente tanto da rendere ineluttabile l'intervento delle forze armate. Perché credi sia stata compiuta l'abile mossa da sostituire silenziosamente un alto dirigente della protezione civile con un generale dell'esercito? In molti paesi questa nuova forma di risposta all'offensiva inumana sta già prendendo forma. Penso all'Australia, al Belgio, alla Germania. E ti domando cosa accadrà quando inizieranno anche gli USA. Sarà l'inizio della prima ondata di caos. Perché il secondo emendamento americano non è un caso, ma solo funzionale. Tempi duri quelli alle porte, certamente. Ma come detto all'inizio di questo mio messaggio, intravedo la luce. E la intravedo perché sono Max Zen, un essere umano libero e sano. Ti abbraccio, mio caro. Nessuna paura, nessuna paura.